festeggerà l'anno prossimo 50esimo. E ci fa piacere che ci siamo tutti quanti, perché già vi vedo di tutte le nostre quattro comunità. Anzi, io vi inviterei, a quanto possibile, spostatevi tranquillamente anche qui davanti, perché ci sono i nostri ospiti che occupano i primi banchi, le ragazze di Zakopane, della Polonia, ma io vi invito di venire qui davanti anche per partecipare meglio, per seguire meglio la nostra preghiera e poi tutta la nostra liturgia. Ecco, come ho detto, in breve, perché fra poco dopo il Vangelo avremo l'occasione di riflettere un attimino sul mistero del sacerdozio, soprattutto anche sul mistero dell'Eucaristia. All'inizio di questa messa che celebriamo insieme con Padre Stanislao, ma pregando per lui, secondo le sue intenzioni, riconosciamo di essere peccatori. Confesso a Dio Onnipotente. E a voi, che nella tua immensa bontà mi hai chiamato all'ultima comunione con Cristo.
Cristo eterno sacerdote nel servizio della Chiesa, fa che io sia annunziatore mite e coraggioso del Vangelo e fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo mistero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La mia bocca racconterà la tua giustizia. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo, fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cedra, o Santo di Israele. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Aleluya.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Stavo pensando questa mattina che durante questi anni, 3 anni, non mi sono permesso di parlare più di 10 minuti durante un'omelia, ma poi, vero? Penso di sì, ma forse ogni tanto, ma no, forse 12, dai. Ma pensavo che proprio stasera ci vuole, eh? Stasera ci vuole perché è una cosa generale, ma poi è una cosa molto personale. Una cosa molto personale che riguarda proprio una storia di una persona, la storia di una persona, la storia di una vita sacerdotale. E poi è la storia di un mio amico, allora mi consentite questa cosa che stasera mi permetto di dire qualcosa di più in questo momento. Ma prima di iniziare, come non volevo allungare all'inizio, allora mi permettete di dire 2 parole in polacco, perché così si sentono coinvolti anche i nostri ospiti dalla Polonia, va bene? Proprio 1 minuto, ecco.